Video sul rapporto ponte, ovvero fenomenologia di alcuni tipi di relazioni di amore che si possono vivere. Con rapporto ponte cosa intendo? Si tratta di quel rapporto, quella relazione affettiva o d'amore, che sta fra una grossa relazione precedente e una successiva relazione importante. Cioè, fondamentalmente sono relazioni di breve durata che ci traghettano da una relazione importante ad un'altra. Che qualità hanno? Allora, il discorso è che la prima relazione, la relazione originaria, era una relazione importante, la quale però mancava di alcune qualità. Poteva mancare l'attrazione estetica, poteva mancare una buona chimica, poteva mancare invece una buona affinità mentale, c'era molta passione ma non ci si capiva, eccetera. Che cosa accade? Che dopo un po' questa relazione non basta più perché manca di un elemento sentito come molto importante e, guarda caso, si va ad incontrare una persona che ha proprio quella qualità. Il problema è che ha, come dire, solo quella qualità, cioè è esattamente un rapporto di compensazione rispetto al rapporto precedente. Per cui se noi avevamo un rapporto di quelli un po' amicali, dove c'era una grande, come dire, unione sentimentale, ma c'era poca passione, ecco che a un certo punto salta fuori un amante passionale. Oppure il contrario, avevamo un rapporto di scarsa affinità ma grande passione, ecco che poi arriva l'amico. Spesso questo primo rapporto si va a intersecare con il secondo, con questo rapporto ponte, ed ecco che ci sono i tradimenti. Cioè si inizia ancora dentro il rapporto originario, si inizia a cercare qualcosa e lo si trova, e per cui ci sono questi tradimenti. Questo tipo di meccanismo è un meccanismo che va a giustificare, in qualche modo a spiegare e va a rispondere alla famosa domanda: ma è possibile amare due persone contemporaneamente? Beh sì, in pratica sì, nel momento in cui noi amiamo di queste due persone due fattori diversi. Una persona possiede un fattore caratterizzato da questo fattore, per esempio la passionalità. Con un'altra persona invece non abbiamo un rapporto passionale, ma c'è, non so, una complicità storica, c'è una storia, c'è un affetto, no? Forse non è possibile essere innamorati di due persone contemporaneamente, in quanto l'innamoramento è così simile all'ossessione, così simile al pensiero ossessivo, e difficilmente possiamo essere ossessionati da cose così diverse come sono due persone. Per cui ci si innamora di una persona alla volta, ma si può amare più persone alla volta. D'altro canto, l'amore può assumere delle sfaccettature molto diverse, perché possiamo amare un genitore, possiamo amare un amante, possiamo amare un animale, possiamo amare tante cose in maniera differente. Sono beni non, come dire, commisurabili, non sono sovrapponibili. E d'altro canto possiamo effettivamente forse amare due persone, due partner diversi, proprio in virtù della loro diversità e di ciò che sanno darci uno alla volta. Cosa succede però? Che questo rapporto ponte è un rapporto parziale, esattamente come lo era il precedente dal quale venivamo. E per cui non gratificante, perché poi se ci mancava la passione otteniamo passione, però otteniamo solo quella. La prima persona non aveva la qualità della passione, la seconda persona ha solo la qualità della passione, ed ecco che cadiamo da un rapporto parziale a un secondo rapporto parziale. Di solito il terzo rapporto, cioè il rapporto unito dal rapporto ponte, quindi questo terzo cerchio, è un rapporto che, se abbiamo fatto tesoro di ciò che ci è successo e delle necessità che per noi sono importanti, qui ho semplificato un po' parlando, come dire, di rapporto amicale e passionalità, beh, in genere il terzo rapporto riesce a essere un rapporto di sintesi, che per la quale troviamo una persona che riesce a darci sia quello che cerchiamo dal punto di vista così di unione di anime, di rapporto di condivisione profonda, sia anche una condivisione chimica, quindi una passionalità. E se appunto siamo, come la vita è sempre fatta da una combinazione di volontà e fortuna, se riusciamo a
a far agire queste due cose bene, cogliendo le opportunità e cercando le opportunità, ecco che, e facendo tesoro degli errori precedenti, ecco che il terzo rapporto di solito è un rapporto più completo. Credo che questa cosa del rapporto ponte sia un'esperienza fatta effettivamente dalla maggior parte delle persone, e per cui mi sono sentito di fare questo video, perché è un video, credo, c'è un argomento, un fenomeno relazionale molto molto diffuso e che può trovare comunque riscontro in tantissime tantissime vite comuni. Infatti non stiamo parlando di qualcosa di patologico, di psicopatologico, ma stiamo parlando di fenomenologia normale della vita e delle relazioni affettive. Un saluto, nel prossimo video.